domande per Luigi? Qualcuno ha una domanda? Ok. Allora, adesso invece introduciamo Christian Basile, stranamente uno studente di medicina che si trova nell'Open Source, e ci spiegherà come praticamente le cure mediche possono essere migliorate grazie all'Open e a queste tecnologie, come ad esempio la stampa 3D. La presentazione di oggi si limiterà a parlare in questi 20 minuti di quella che è l'integrazione fra medicina ed open source. Sostanzialmente tre sono gli argomenti che andremo a esplorare, ovvero quale può essere per il sistema sanitario nazionale il risparmio tramite l'open source, che è la prima cosa che uno pensa quando pensa all'open source, è che non si paga, per quanto sia relativamente sbagliato come pensiero. Il secondo è che l'open source è roba figa, roba da nerd, quindi la stampa 3D è la prima cosa che uno pensa oggi come oggi quando pensa a roba da nerd. E il terzo è molto più incentrato alla community, che è l'argomento del Linux Day di quest'anno, e sono i database. Allora, un paio di numeri buttati così: il nostro sistema sanitario nazionale spende ogni anno 1,4 miliardi di euro di software. Quando parlo di software parlo solo di licenze che potrebbero essere tranquillamente risparmiate, contando che nel DEF, che è il documento di economia e finanza che ci stanno propinando in questi ultimi giorni, 2,3 miliardi sono di tagli alla sanità, quindi più del 60% dei tagli si potevano fare da un punto di vista software di licenze, invece di farci attaccarci tutto sto pippone sulla siringa qua e la siringa là. Allora, quali sono i software che noi paghiamo nel sistema sanitario? Una volta, quindi parliamo però di più di 10 anni fa, si pagavano i software per i macchinari specialistici, perché se non bastasse già quanto costa un macchinario specialistico, che per chi non è addetto ai lavori costa tanto, bisognava pagare anche una licenza a parte. Ora questa cosa, grazie a Dio, non c'è più, perché i software specialistici vengono venduti assieme al macchinario e usano all'incirca tutti gli stessi standard, più de facto che standard veri e propri. Quello che paghiamo è il software per la gestione del paziente, cioè l'FSE, il fascicolo sanitario elettronico, e il software per la gestione del reparto, che è il GIPO. Allora, di cosa si occupa l'FSE? L'FSE è tutto questo grafico molto carino che vedete, cioè il paziente arriva in ospedale, si prende i ricoveri che ci sono già stati, si prende la visita specialistica, le prenotazioni farmaceutiche, l'assistenza residenziale, se c'è, in Italia ormai non c'è più, però in Francia va ancora molto di moda, l'assistenza domiciliare, il pronto soccorso, prende tutti questi dati, lo fa in un bellissimo file che chiunque può visualizzare, a patto che abbia il programma, e ne dà una copia al paziente e una copia a noi. Ora, partendo dal presupposto che penso che tutti andate in ospedale, nessuno di voi sa di averlo, però ce l'ha, giuro, c'è un sito della sanità per cui voi potete vedere i vostri ricoveri, proprio il fse.it, quindi se avete tempo da perdere ci andate e vedete che siete perfettamente schedati. L'altro software è GIPO. GIPO che cos'è? GIPO è un software che si occupa della gestione del reparto, quindi il paziente arriva, entra, viene ricoverato, qual è il medico che lo prende in cura, quali sono le cose che gli sono state prescritte, in che reparto stava, che posto letto, la fatturazione per quando se ne va, la ricetta, il ticket, tutto. Quanto costa GIPO? Leggete un po', 80 euro al mese, e uno potrebbe pensare, vabbè, 80 euro al mese, contanto che è comprensivo di assistenza, è comprensivo di tutto, ci potrebbe anche stare, però sono 80 euro al mese a postazione. Fate il conto di quanti computer c'è un ospedale e vi renderete facilmente conto di quanti soldi spende un ospedale in licenze software, visto che purtroppo non sono più venduti come software, ma sono venduti come praticamente licenze per utilizzo mensile, e il prezzo diventa facilmente esorbitante per quello che è un singolo ospedale. Ci sono alternative in ambito open source che sarebbero utilizzabili? Sì, perché in Germania le usano, in Germania vanno molto queste alternative, sono GNUMED per la gestione del paziente, che quindi va a sostituire quello che è FSE, e CARE2X che va a sostituire quella che è la gestione del reparto. Ma questi software, come sempre in ambito open source, non hanno un costo di per sé. Naturalmente il costo non sarebbe zero, bisogna considerare il costo di assistenza, manutenzione, deve venire qualcuno che lo installa se si rompe il computer, qualcuno deve riparare. Però è un costo infinitamente più basso di quello che è una licenza proprietaria. La Germania, nonostante abbia un sistema sanitario provvidenziale, cioè che si occupa di tutti, anche di malattie che altri sistemi sanitari non curano, come quello inglese o quello americano, dove le malattie degenerative non sono curate perché non sono considerate un vantaggio,
quello tedesco come il nostro cura tutti e nonostante questo spende meno di noi. Se poi vogliamo dire che noi siamo più efficienti di loro, se qualcuno ci crede si può anche convincere di sta stronzata, ma non è così. Allora, il prossimo step è la stampa 3D. La stampa 3D mo, è una cosa che gira tantissimo. Il problema della stampa 3D è come applicarla in ambito medico, perché ci sono applicazioni, voi leggete se seguite anche pagine Facebook, tipo hanno stampato in 3D il cranio di un paziente per l'impianto, hanno stampato un osso, hanno stampato quello, e questo ci sta, succede, ma non è open source, nessuno può prenderlo, ridistribuirlo, modificare il progetto, aggiungerlo, non c'è una community, non c'è niente. Il primo tentativo di community che si sta facendo adesso è quella che vedete alle mie spalle, che è l'Open Biomedical Initiative, ed è molto giovane come realtà, perché parliamo del 2012, quindi sono fra poco 4 anni, che è veramente una fesseria, però ha cacciato qualcosa di interessante. Cosa di interessante? Non essendo spinti da una motivazione puramente economica, ma da una motivazione più che altro utilitaria, i progetti sono principalmente tre, che sono il Bob, il Fable e il Will. Il Bob è il Baby on Board, che è un'incubatrice stampata in 3D, dove la cosa simpatica di un'incubatrice, perché uno può pensare che oggettivamente per il sistema sanitario un'incubatrice non è che sia esattamente la cosa più costosa da comprare, però nei paesi del terzo mondo, dove il 75% delle morti neonatali sono dovute alla mancanza di incubatrice, l'ipotesi di potersi stampare un'incubatrice, quindi a un costo irrisorio rispetto a un'incubatrice vera e propria, è una cosa poco vantaggiosa. Il Fable, che è una cosa molto figa, cioè è una protesi che si attacca al livello dell'arto e viene scriptata, perché all'interno del palmo della mano viene inserito un Arduino. L'Arduino, per chi non fosse pratico, è un piccolo computerino programmabile, roba veramente da open hardware smanettoni. Una volta inserito, tramite due fili che percorrono l'arto e sono effettivamente scoperti, si attaccano sui muscoli della spalla. La cuffia dei rotatori dei muscoli della spalla, per chi non lo sapesse, contiene molti muscoli, quindi sono molti movimenti che è possibile fare con la spalla. È possibile scriptare i movimenti della spalla per far eseguire azioni alla mano. Sono 6, perché 6 sono i movimenti della spalla, però è comunque un guadagno da un punto di vista di mobilità per una persona notevole, anche solamente avere di nuovo l'opportunità di aprire e chiudere la mano. E il Will, che invece è una protesi, è qualcosa di un po' più avveniristico, infatti mo che vedete anche la foto, è una foto renderizzata in 3D, perché per il momento non è che si sia ancora realizzato molto bene, però si tratta sostanzialmente di un'aggiunzione fra il nastro e i tendini, soprattutto nelle zone di guerra, dove facilmente una persona può perdere un arto per una mina o per un'esplosione. Le immagini ci stanno, e questo è il Bob, che potete vedere, è un'incubatrice come ve l'aspettate, una qualunque incubatrice. Questo è il Fable, l'Arduino va qui, va all'interno del palmo della mano. E l'ultimo è il Will, che se non si fosse visto è ancora molto, è stato molto prototipale, non c'è ancora un prototipo funzionante, almeno che non dia rigetto. E per adesso questo è un grande problema, però ci si sta lavorando. Perché l'open source? Perché la community? Perché uno potrebbe pensare, ok, l'open source, codice, informatici, ingegneri, medici, noi di preciso che facciamo? No. Perché l'open source, il concetto di community è quello, noi siamo una parte attiva, e community non vuol dire solamente dare codice e fare commit, community vuol dire anche aiutare, non solo da un punto di vista economico, perché l'Open Biomedical Alliance si è tirata un quantitativo di soldi considerevole in donazioni, quindi nessuno è obbligato, non c'è un ritorno economico a dare soldi a questa iniziativa, ma anche perché, e questa è la cosa importante, fra ingegneri, informatici e medici è stato possibile la creazione di questo progetto, perché purtroppo i medici non hanno assolutamente il know-how della programmazione, né tantomeno gli ingegneri da soli sono in grado di rappresentare queste dinamiche. La format war, questa era l'ultima parte, che è quella che ha a che fare con i databases. Allora, di preciso, che cos'è una format war? Ce ne sono state almeno un paio che meritavano di essere ricordate come format war. Quella fra VHS e Betamax, se qualcuno è un po' più in là con gli anni, perché io per esempio i Betamax non l'avevo mai visti, ho un vago ricordo di che cos'è un Betamax, vinta appunto dai VHS di JVC. Quella fra l'HD, DVD e Blu-ray, visto che adesso trovate solo Blu-ray, è abbastanza facile capire questa chi l'ha vinta. La format war è quello che si sta nel momento in cui c'è bisogno di creare uno standard, due o più aziende si trovano nell'ipotesi di ah ok, c'è uno standard, questo standard non ci piace, ne facciamo un altro, questo standard è meglio, adesso qual è la sensazione? Che ci sono due standard, 3, 4, 5, 30 standard. Questo in medicina si rispecchia perfettamente, perché in medicina, questo è uno screenshot che ho fatto, questa è la pagina che vedete di quanti sono i formati di immagine in medicina. Ora, rendetevi conto che avere così tanti formati per quello che è, nella migliore delle ipotesi,
un file 3D o nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere tranquillamente un JPEG, è da pazzi, è semplicemente da pazzi. E non c'è uno standard affermato, c'è uno standard de facto che è il DICOM, è il primo che vedete esposto, ma non ha specifiche libere, io non so come è fatto, non so che file contiene, so solo che se compro il loro software posso aprirlo. Non è esattamente la migliore delle cose, io sono un medico, voglio poter modificare quello che vedo e come paziente voglio essere in grado di sapere i medici che mi hanno in cura cosa si stanno girando, perché altrimenti poi è normale che andiamo ad alimentare falsi miti e roba simile. Ve ne ha già parlato il ragazzo prima di Salvatore Giapponesi, io vi faccio una breve introduzione. Chi è questo simpatico signore? Uno studente di informatica che una mattina si sveglia con un forte mal di testa, va a fare una visita di controllo e gli viene trovato un cancro al cervello. Ora, lui non sapeva cosa fare perché va dai suoi medici e gli dicono non sappiamo che fare, non sappiamo niente, medico 1, medico 2, medico 3, ognuno col suo formato per la sua risonanza, e questo voleva dire dal punto di vista del paziente pagare una quantità considerevole di soldi se oltre a più di una visita specialistica è anche il problema del formato, per cui no, allora vatti a rifare di nuovo la risonanza dal centro che dico io perché mi dà il file che io so leggere. Lui è un informatico, una mattina si sveglia e dice allora sai che ci sta di nuovo, e prende e mi hackero il file. Si hackera il file e lo pubblica su un sito che è ancora disponibile qua, anche se per fortuna, visto che è guarito, non è più aggiornato da almeno 4 anni, che si chiama La mia cura open source, la cura, ovvero come passare da un genere di data, di databases, dove i dati sono conservati in maniera molto chiusa, in una maniera più aperta. Allora lui cosa fa? Si apre il file, lo prende e lo posta. Lo posta nella maniera più semplice possibile. Si fa all'interno del suo sito un piccolissimo embed in Java, tramite il quale è possibile vedere la risonanza. Voi sapete com'è la risonanza? La risonanza lo potete immaginare come se io prendessi il vostro corpo e lo facessi a fettine e poi vedessi tutte le varie fettine, quindi potessi tagliare all'interno. Immaginate di farlo in Java con una levetta a fianco, per cui io alzo e abbasso la levetta e passo avanti e indietro nella risonanza. È una cosa stupida, veramente stupida. Nonostante questo non c'è uno standard per farlo e mi devo necessariamente comprare il software che dicono loro. Bene, lì lo fa. Arrivano molti dottori che visualizzano questa cosa, però nessuno sa come mettere le mani, fino a quando un giorno questa cosa non si sa come è arrivata a TED. Per chi non lo sapesse, sono dei talk che vengono tenuti in giro per il mondo dove si parla di argomenti più disparati. Bene, al TED Talk che si è tenuto nel 2011, se non sbaglio, lui va sul palco e parla. Quello che vedete alle sue spalle è precisamente il grafico degli accessi al suo sito. Bene, che succede dopo? Che una persona lo contatta e dice ma sai che io tutto sommato ho avuto un'idea buona, ho fatto un calco 3D del tuo cranio e ti ho stampato in 3D il tumore partendo dalle immagini che avevi, visto che la planimetria e lo spessore fra ogni strato è standardizzato. Ma vedi se ti può essere utile questa cosa. Bene, questo stampo 3D, questo calco in 3D che era liberamente scaricabile, lo è ancora liberamente scaricabile dal sito di Stefano, viene preso, visto da alcuni medici in America. Questi medici lo osservano e dicono ma forse c'è qualcosa che si può fare. Il viaggio gli viene pagato perché comunque questa è una storia che nel bene o nel male fa audience, attira gente, fa bello, e quindi lui viene chiamato a gratis perché fa bello, va in America, lo curano, sta bene, vive ancora, quindi a qualcosa la community direi che è servito. Nonostante questo però la community che girava dietro Stefano è andata avanti, non è rimasta ferma. Ora, questa è una frase che gira sempre sui siti di informatica, leggete in continuazione questa frase che è bellissima se si parla di software, cioè se non lo stai pagando, allora tu non sei il consumatore, sei il prodotto. E questo è vero, se non stai pagando per qualcosa vuol dire che sei tu la cosa che è utile, non quello che stai utilizzando. Pensate a tutto lo scandalo che c'è stato con l'NSA, i dati, Facebook, vabbè, non la voglio buttare sul complottismo, però ci abbiamo reso l'idea. Bene, ottimo, è quello che noi vogliamo. In ambito medico, dove i dati del paziente sono fondamentali, io voglio che il paziente sia il dato, io voglio che il paziente sia il prodotto, il che non vuol dire, nella maniera più assoluta, rinunciare alla privacy del paziente, perché se io voglio avere un'indagine metodologica di tutta la campagna, voglio vedere qual è la distribuzione dei tumori
in Campania. Io non ho bisogno di sapere che quella persona si chiama Gennaro Esposito e che abita al condominio a Via Tot, però mi interessa sapere che un uomo di 50 anni che è sposato abita in quella via, che suo figlio ha quella malattia. Questo mi interessa, non mi interessa il nome e cognome, mi interessa la distribuzione, mi interessa l'età, mi interessa il sesso. Non deve essere vista come una mancanza di privacy, perché deve essere fatto il database in modo tale che non si può risalire. Ne abbiamo esempi? Esempi ci stanno in Germania, come al solito ci sono esempi di progettazione di database open che sono visibili tanto dal punto di vista del paziente quanto dal punto di vista del medico. Però in Italia un esempio di database liberamente accessibile anche al paziente sono i registri tumori. I registri tumori ce l'ha anche la Regione Campania, chiunque può andare sul sito del registro tumori della Regione Campania e vedere qual è la distribuzione dei tumori in questa regione e farsi due conti. Avere un database open e avere la scansione per esempio di tutta una regione può cambiare completamente il modo in cui noi intendiamo la statistica in medicina, il modo in cui noi intendiamo l'epidemiologia in medicina. Voi non avete idea, però fare uno studio, anche uno studio di tipo farmacologico, impiega soldi e tempo, una media di circa 14 anni per uno studio farmacologico, o una media di circa 3-4 anni per uno studio epidemiologico. Avere a disposizione dati sempre disponibili permette di fare studi che non sono limitatamente studi di associazione, ma studi di causalità, permette di dirci chiaramente se, guarda caso, il 30% della popolazione che abita nella terra dei fuochi tutta quanta con il tumore, beh, allora forse c'è effettivamente una causa effetto, non c'è una semplice associazione. Ora, quello che ho detto all'inizio, l'open source è bello perché è gratis, questo è quello che dicono tutti quanti, il computer vecchio, non voglio aggiornare a Windows, mi non puoi levare di craccarmi, allora mi installo Linux, mi installo Ubuntu, questo è quello che dice il 90% della popolazione mondiale e sta bene così. Lo step dopo, dopo un paio d'anni che usano Linux, che magari un po' bestemmiano, un po' imparano, però alla fine qualcosa ne esce, dicono vabbè, l'open source è figo, però ci si può fare tante cose, posso fare questo, posso fare quello. Sai, ho visto il tipo che faceva stampa 3D l'altra volta a una conferenza, così con Nicolò, molto carino. Qual è il fil rouge di tutta questa conferenza, quello che tiene in vita tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, ed è la community, che è l'argomento, questa è l'immagine della community di Migo, di cui io per fortuna ho avuto modo di fare parte a mio tempo. E la community è quell'organismo che, utilizzando proprio il concetto di intelligenza ridistribuita, permette di sviluppare cose per cui noi non avevamo neanche immaginato di progettare qualcosa. La stampa 3D, io sono sicuro che quando si è cercato uno standard per la stampa 3D nessuno avrebbe mai immaginato che ci avrebbero stampato un tumore. Sono sicuro che quando Linus Torvald ha pensato al kernel Linux mai avrebbe pensato che sarebbe diventato un sistema operativo utilizzato su scala mondiale. L'open source è quella cosa che permette, tramite la community, lo sviluppo di queste cose. Perché la community è il motore trainante dell'open source. L'open source senza community non è niente. E allo stesso modo una community che gira attorno al software, che non può leggere, non può imparare, non può migliorare, non è niente. Quindi questo è il lascito che vi deve restare questo talk molto breve di 20 minuti, e cioè che è fondamentale per lo sviluppo non solo del software, ma anche in ambito medico, la community. Grazie per l'attenzione, questo è tutto. Domande? Prego. Sì, come ha detto all'inizio, fs.it. Non si apre? Allora è fs.sistemasanitario.it e cerca direttamente fascicolo sanitario elettronico che esce. Non ti preoccupare. Altre domande? Va benissimo, vi trovate in giro, ciao ragazzi. Ok.